In ogni caso, posso chiedere una cosa, signor Pericoli? Prego. Che fine hanno fatto gli arbitri? Che è un po' che appunto, non ce li può opinare. Se lei, signor Carlo, mi dà tempo di parlare. Sì. Ha delle notizie? Sì, c'è allora, è un altro trio, diciamo, miserrimo. Non volevo dirlo, ma mi è scappata. L'ho detto io. È ritornato sulle nostre scene. No, non volevo sapere come andava. E speriamo che stanno bene. Signor Pericoli, non esageriamo. Speriamo che il collegamento ci dia qualche novità. Però sappiamo che stanno bene. Ci colleghiamo con loro? I tre arbitri, vediamo. Cos'è? Ho paura. No, scusate, cosa succede? Cos'è questa banana, questa fascia in testa? Ennesima pantomima degli arbitri. Scusate, signor Guardalini, cosa sta facendo? Cos'è successo? Buonasera, fratelli. Ma che fratelli? Fratelli a chi? Benvenuti in questo spogliatoio ove alberga la sapienza, la conoscenza e la luce. Ah sì, la luce avrete pagato la bolletta. Per la sapienza cosa avranno fatto? Non lo so. Era dura. Grazie al frutto sacro della conoscenza. Ci scusi. Sarebbe una banana di plastica. Sì, eh? Esatto, non riesco a capire. Siamo arrivati a livelli di conoscenza superiore. Sì, inenarrabili li definirei, Possiamo sapere come, cos'è la clausura che vi ha elevati? Cosa è successo? Sì. Sono questi momenti di clausura. Di vita ascetica, immagino. Di vita ascetica, e sottolineo vita ascetica. Sì, certo. Possiamo vedere che fine hanno fatto i suoi colleghi? L'arbitro e l'altro. Ma cos'è? Si sono anche loro. Sono diventati Brian e Garrison. Ma però un po' più intelligenti, Giorgio. Filosofia zen. Certo, signori, si vede, filosofia zen. Si vede dai gesti. Vista un po' le Kessler, anche croce. No, senta, volto. Cosa stanno facendo? Si ricongiungono al loro anima. Cosa sta succedendo? Allora, il nostro fratello Guardalini, ve lo ricordate? Come sì, no? Quello dopo che diventava lo struzzo, esatto, lo zibibo, esatto. Petrullone. Dopo questa lunga catena di sofferenze, sì? Ha trovato la sua nuova abitabilità. No, sì, la sua nuova abitabilità. E fa il ballerino di fila. Ora la sua coscienza, sì? Vive a Bergamo, come ha parlato. È la nostra guida spirituale. Sì. Un momento, per favore. Sotto anzi, no, forse a Sassari. Ma ha chiamato per nome. Ah, sì? Ah, sì? Cioè? Il mio nome spirituale. Che quale sarebbe? Mentecato. Cambiano le cose, vedo. Cioè, novità. Vi ricordate com'ero nervoso? Sì, certo. Sono il leone! Signor Mentecatto! Ce lo ricordiamo! E mi sta fottendo tutta la faccia per questo. Non è molto cambiato, eh. Adesso però sono cambiato, guardate. Sentiamo. È la filosofia benefica del distacco. Sono il re leone, capo indiscusso. Ci mette un'ora a dire una frase. Lo preferivamo come era prima. Va bene a picchiare lo stesso, credo. Sotto! Aiuto! Ma che io non l'ho detto, però. Scusateci, come mai? Scusate, potete rimanere lì in silenzio? Sì, certo. Perché a quest'ora di solito facciamo esercitazioni di zen e tiro con l'arco. È una disciplina che ci eleva. Possiamo assistere? Come fate a fare? No, diamo fastidio, possiamo rimanere in collegamento. Ha impartito un ordine. Hanno disimparato a parlare, eh? Allora, ecco. Notate. Ma com'è arrivato l'arco, scusi, in uno spogliatoio assediato? Boh. Ci siamo adattati. Ma cos'è? È successo? Me l'ha detto male lui, me l'ha dato male. Mi ha dato l'arco al contrario. Allora, io stavo rispondendo alla sua domanda, Cosa ha detto? Sono a pa. Sapiniti. Scusi, volto. Per c'è la stazione? Scusi, non ho capito. Cosa credo che voglia la freccia. Scusate, c'è un Franco nello spogliatoio? Forse può darsi. Chi lo sa? Sono un po' nervoso anch'io adesso. Allora. Sta andando in bagno, secondo me. Anche secondo me. Sta parlando in esperanto. Certo. Certo. Ora tutti i monaci zen. È il vostro guru, certo. Comprendete voi? Adesso, allora, per dimostrarvi quanto la coscienza sia in grado di realizzare tutti i nostri desideri, ha ragione, eh? Vabbè, ma anche voi. Bendato. Bendato. No, ci spiega cosa deve fare. Allora, signori, il momento è ecco, grave. Ci spieghi un attimo. Allora, il maestro, la nostra guida spirituale. Ma che maestro? Lui, ma cioè, allora, lui con una freccia spengerà, io sottolineo spengerà, ecco, forma arcaica, certo. No? Spengerà questa fiammella, che sembra di fuoco, ma in realtà è di fuoco. Ecco, di fuoco, no? Però ecco. Sembrava. Allora, più a destra. Attenzione, distraiamolo un attimo, perché così sarebbe troppo facile. È vero. Giro, come giro tondo? Giro tondo. Ma come
cosa è una pratica zen, giusto? Ma non scusa, no, si levi, si levi. È rischiosissimo. Non devo nulla. Si levi, si levi. La mano ferma. Ho stato sembra che abbia sbagliato. Non forse ce li siamo levati dalle scatole. Non lo soccorrono. Lo volevano uccidere. Basta. Era una trappola. Togliamo il collegamento, vi prego.